Godi, no, ma io, io non potrei mai essere un giocatore a casa, campo, casa, sì. campo perché sì. sarei ipocrita. Però il nuovo calcio è così, cioè, i professionisti sono proprio... Aspetta, aspetta, sembra così. Okay. Ma se sapessi quello che fanno i giocatori... Eh dai, diciamo, lo diciamo nascondono bene. No, io per dirti, camminavo con la sigaretta per strada perché intanto la gente sapeva che io fumavo, ma se poi entri in uno spogliatoio e vedi 15 fumatori, da fuori dal campo nessuno lo vede, capisci certo. quali ti voglio dire. Non mi vergognavo per chi sono e non mi vergognerò mai per chi sono io credo che bisogna dividere la nostra vita in due cose no? bisogna giudicare il giocatore e bisogna giudicare l'uomo e io da uomo perché non potrei fare una serata come fanno le persone normali perché faccio il giocatore non è così per me mm. ma pensi che se tu tornassi indietro no? e no, cioè no, magari non fumavi non bevevi le tue prestazioni sarebbero risultate migliori oppure no? Ti magari no Okay. perché magari questo è stato il mio standard di vita che io non ho mai sognato come te lo devo dire io non ho mai vissuto la mia vita per arrivare volevo diventare giocatore da calcio ovviamente tutti quanti sogniamo di arrivare al Real Madrid al, al, al Barcellona al, e per me se sono arrivato a Roma e Inter per me è stata il top Tanta roba. con la vita normale che ho sempre fatto Quindi poi se tu mi chiedi se facessi un'altra vita non te lo so dire però, io sono contento della vita che io ho fatto, non ho nessun rammarico della vita che io ho fatto perché yeah. sono chi sono e se poi l'ho combinato con la carriera che ho fatto, posso essere molto fiero di me.